Ciao a tutti da Vittorio, il giorno dopo dobbiamo analizzare Lazio-Juventus. Sì, è Pasqua, faccio gli auguri a tutti voi, ovviamente laziali, non laziali, iscritti o non iscritti, però volevo ritornare magari anche brevemente su la partita di ieri sera, molto molto importante per la Lazio, vittoria, non dico fondamentale, però vittoria sicuramente pesante, vittoria pesante. Partiamo subito dal discusso gol di Milinkovic-Savic. Dallo stadio, onestamente, per me era fallo. Milinkovic tocca il difensore della Juve, secondo me accentua troppo, troppo la spinta. Il giocatore della Juve esagera e secondo me trae in inganno l'arbitro che vede questa spinta eccessiva, questa reazione eccessiva a una spinta minima di Milinkovic-Savic e convalida il gol. Devo essere onesto, se non l'avessero dato, secondo me non mi sarei arrabbiato, ci poteva stare. Detto questo, Quadrato andava espulso almeno due o tre volte nei 90 minuti e c'era entrata di Locatelli da rosso diretto, ma scandalosa. Per cui, sì, magari il primo gol della Lazio non c'era, ma la Juve giocava la partita in 9, voglio vedere come finiva. Per cui, secondo me, già argomento arbitro spazzato via. Secondo me, la partita di oggi. Secondo me, la partita ci dice che la Lazio gioca un bellissimo calcio. La Juve no, la Juve no, e secondo me non è stato l'arbitro a determinare il successo della Lazio, è stato il fatto che la Lazio gioca a calcio e la Juve no. Luis Alberto ha, secondo me, fatto una partita, parleremo settimana di Luis Alberto, fantastica, ma tutta la Lazio, secondo me, è stata ottima, ottima. Il secondo gol è un capolavoro da far vedere e rivedere più volte. La Lazio ha meritato il successo. Io onestamente non mi ricordo una partita in cui fino al 66esimo la Juventus ha fatto poco o niente. Ed è un dato molto importante. L'altro dato che dobbiamo sottolineare è che la Lazio ha vinto contro il Napoli, ha vinto contro la Roma, ha vinto contro la Juventus, ha vinto contro l'Inter, ha vinto contro il Milan, ha vinto contro l'Atalanta, ha vinto contro la Fiorentina. Le abbiamo vinte tutte contro i big, tutte. E questo è un grande passo in avanti rispetto al passato. Passato la Lazio vinceva con le piccole e perdeva con le grandi. Quest'anno non solo hai vinto con tutte, ma secondo me anche vittorie importanti dal punto di vista del gioco. Ecco, questa Lazio gioca molto molto bene. Ho visto dei segnali di progresso importanti. Un'altra partita in cui Cataldi, che sapete che non dico che Cataldi sia un fenomeno, però anche ieri sera Cataldi fa una grande partita e non è un caso che quando esce Cataldi esce fuori la Juve. Secondo me Ciro non sta ancora benissimo, ma anche così aiuta il resto del gruppo. Felipe Anderson non è brillante, ma il secondo gol nasce da lui. Zaccagni negli ultimi minuti si vedeva che era stanco, ma fa ancora un altro gol decisivo. Insomma, questa Lazio veramente gioca bene, ragazzi, gioca bene. Sono d'accordissimo con Sarri. 7 punti, ma mancano talmente tante partite che è tutto in ballo. Però mi viene da dire, se la Lazio gioca così, se la Lazio gioca come ha giocato il derby, se la Lazio gioca come ha giocato contro il Monza, qua al secondo posto inizia a diventare una discussione seria, inizia a diventare una cosa importante. Ecco, però parliamo anche delle cose che non mi sono piaciute. E parliamo del pareggio della Juventus. Non è la prima volta, non è la prima volta che la Lazio segna e subisce immediatamente il gol. È successo al derby, ve lo ricorderete, per fortuna annullato per fuorigioco. E ieri fuorigioco non c'era e la Juve dopo 30 secondi ha trovato il pareggio. E questo è una cosa che a me ha dato molto fastidio, ma una cosa che una grande squadra non può permettersi, perché fino al gol del pareggio la Juve non aveva mai tirato in porta. E anche dopo, fino al 2-1 della Lazio, la Juve ha fatto poco o nulla. E concedere subito il gol dopo averlo fatto dà una carica clamorosa alla squadra avversaria. E quindi è un errore, secondo me, gravissimo. Non so, è come se la Lazio, dopo aver segnato, si sia ritirata e abbia concesso il campo alla Juve. Questo è un errore gravissimo. È un errore che va estirpato subito perché può essere un errore pericoloso che ti fa perdere tanti, tanti punti. E poi la cosa forse più grave, non lo so, è che dal 70esimo in poi
La Juve è uscita fuori e la Lazio ha fatto fatica. Io credo che, da una parte, la Juve ha messo dentro Chiesa che sta facendo una partita mostruosa quando è entrato, e Vlahovic è stato nullo, quindi con Milik la Juve ha veramente un punto di riferimento davanti. Ma la Lazio ha avuto paura. Ha iniziato Provedel a calciare il pallone lungo anziché giocarlo basso e provare a uscire palla al piede per tenere la palla. E invece abbiamo iniziato a tirare questi palloni lunghi, lunghi, lunghi. È uscito pure Ciro Immobile, è entrato Pedro, che è alto 1,20 m. Hai solo Milinkovic Savic là che la poteva tenere. E il morale è che non ha mai tenuto palla. Gli ultimi 20 minuti sono durati una vita perché aveva sempre palla la Juventus. Invece là una grande palla a terra, la facciamo girare, loro non ce la prendono mai e finisce la partita. Soprattutto quando c'hai Luis Alberto, Milinkovic Savic, Felipe Anderson, Zaccagni, tu fai girare la palla fino all'infinito, non vai neanche avanti, ti metti a centrocampo e la fai girare. E invece la Lazio non l'ha fatto e nei minuti finali la Juve è quando si è resa più pericolosa, perché la Lazio ha arretrato dopo, non teneva mai palla e la Juve si è resa molto pericolosa. E questo è un altro pericolo, un altro campanello d'allarme che la Lazio deve cercare di estirpare perché può essere un errore, un danno gravissimo. Però, se penso allo scorso anno, la Lazio contro la Juventus, diciamo la stessa circostanza della Juventus, non una Juventus brillante, finì 2-0 per la Juve, la Lazio non fece un tiro in porta, la Juve fece due contropiedi, due gol. Quest'anno, completamente diverso. Una Lazio che ha gestito il pallone, il possesso palla finale 50%, ma secondo me al 70esimo era 80% 20, adesso 80 esagero, però 70% Lazio, 30% Juventus. Poi nei minuti finali le cose sono cambiate. Ecco, ho visto una Lazio molto positiva da questo punto di vista, una Lazio che ha un paio di giocatori che secondo me stanno crescendo. Ecco, non parliamo mai di Isai. Oh, Isai ieri ha fatto una partita, ragazzi, assolutamente fantastica. Sì, magari ha sbagliato un'uscita, ma non so quanti palloni ha recuperato, non so quanti tackle ha vinto. Molto bene, Isai. Ed è, ragazzi, se pensiamo allo scorso anno Isai, lo paragoniamo adesso, sembra un altro giocatore. E quindi questo è un altro dato positivo. Casale e Romagnoli hanno sofferto, però non hanno concesso molto alla Juventus. E questo è un altro dato importante, perché, come ho detto all'inizio del video, la Juventus non gioca a calcio. Però c'hai Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, cioè la qualità in questa squadra c'è. È normale che una squadra della qualità di questi giocatori ti metta in difficoltà. La Lazio ha sofferto nei minuti finali, però la difesa ha retto e questo è un altro segnale importante. Mi è piaciuto anche Basic, qualcuno mi ha scritto sì, ma è entrato 10 minuti. È vero, però l'ho visto combattere, l'ho visto cercare di tenere palla, eccetera. E quindi secondo me è un bel segnale anche da parte di Basic, ma direi un bel segnale da parte di tutta la Lazio. Adesso godiamoci la Pasqua, facciamo un bel pranzo pasquale e poi concentriamoci sulla prossima, perché ormai lo sapete, sono tutte finali da qua in poi. Però c'è un dato importante. Tra virgolette, mancano due big match, Milan e Inter. Ci siamo tolti anche la Juventus. E insomma, arrivare a questi big match, se possibile, con 7 punti di vantaggio, sarebbe un risultato clamoroso. Clamoroso. Per cui godiamoci la Pasqua e poi ci rituffiamo nel calcio della Serie A e sulla Lazio. Ciao ragazzi!